Il sistema sanitario di Basilicata e i posti letto della terapia intensiva sono sufficienti per affrontare un'eventuale emergenza? Siamo addirittura più abbondanti rispetto ai dati del sistema sanitario nazionale, uno ogni 11.500 rispetto a 1 a 12 nel sistema sanitario nazionale, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, ma io penso che non serviranno. Queste sono, per essere estremamente prudenti, noi abbiamo dato questi dati per dire ai cittadini lucani: state tranquilli, siamo attrezzati a tutto. Ma io penso che non ci sarà bisogno di tutto questo, perché ripeto, il paziente 1 di Basilicata è un paziente che se ne sta tranquillamente a casa a mangiarsi il suo piatto di pasta asciutta con la mamma. Drammatizziamo. Si stanno rintracciando da tutti gli altri passeggeri che erano sull'autobus di rientro dalla Lombardia? Sicuramente sì, questo è un lavoro che va fatto per un senso di responsabilità, anche quelli non lucani. Le misure che avete preso nell'immediato quali sono state dopo aver individuato il paziente 1? Il sindaco, dopo, ha attivato subito il comitato di emergenza e sta studiando le misure da mettere in campo nell'ambito del suo paese, se è il caso o meno di chiudere le due scuole, le attività pubbliche o eventi se ci sono in programmazione. Lo sta valutando in queste ore con i medici dell'igiene e sanità pubblica. Un altro dato che vorrei dirvi per quanto riguarda le malattie infettive, perché oltre ai posti letto di terapia intensiva ci sono 30 posti letto di malattie infettive che possono arrivare a 50 in caso di emergenza, dislocati sia sull'ospedale di Matera che sull'ospedale San Carlo. Ecco, sono arrivate 5.000 mascherine sul fronte dei presidi, quindi tamponi e kit, ce ne sono a sufficienza? Senza dubbio, abbiamo tamponi e il nuovo ordinativo per i kit diagnostici arriverà tra domani e dopodomani in aggiunta a quelli che già abbiamo. Allora, il paziente soggetto maschile di 46 anni proveniente dalle zone a rischio, si è arrivato a Trecchina il 27. Il 27, il giorno dopo, ha telefonato, si è messo in contatto con il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo perché presentava una lieve sintomatologia. Il reparto di malattie infettive lo ha dirottato sul servizio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente e da quel momento è partita la sorveglianza attiva del paziente. I sintomi sono rimasti sempre lievi, soltanto che i colleghi dell'igiene e sanità pubblica del territorio, visto la persistenza dei sintomi, hanno ritenuto opportuno fare subito il tampone. Da premettere che il paziente, da quando è arrivato, si è messo in auto quarantena, quindi non ha mai avuto contatti al di fuori della sua abitazione, è stato in sorveglianza attiva. Quando i sanitari hanno visto la persistenza dei sintomi, seppur lievi ma comunque persistenti, hanno ritenuto necessario effettuare un tampone che è risultato negativo. Il soggetto convive con positivo, il soggetto positivo, positivo. Il soggetto convive con la madre, anche lei per motivi suoi di salute non è mai uscita di casa e l'unico contatto lo hanno avuto soltanto con una persona che ha portato la spesa in quei due o tre giorni, quindi è anche un contatto molto lieve. Nonostante, l'unica cosa che noi adesso stiamo facendo è, poiché è arrivato a Trecchina in autobus, abbiamo acquisito la lista di tutti i passeggeri dell'autobus e ovviamente manderemo su tutti i territori, su tutti i servizi di igiene e sanità pubblica competenti, i nominativi dei soggetti che stavano sull'autobus insieme al caso positivo. Ovviamente poi questi passeggeri saranno monitorati dagli uffici di sanità pubblica competenti.
Attualmente il paziente è ancora in condizioni buone, discrete, non ha una sintomatologia assolutamente grave, molto banale, però ovviamente resterà in quarantena lui e la madre per tutto il periodo necessario. Sono stati fatti altri 5 tamponi, la cui risposta l'avremo nel pomeriggio. Quanti ne sono in totale dall'inizio dell'emergenza? Credo 42 fino a ieri e più 5, insomma 47 totali. Io volevo chiedere ai passeggeri tutti quanti hanno prenotato il biglietto, perché molte volte insomma, il biglietto si può fare anche sul bus. Purtroppo noi abbiamo chiesto semplicemente la lista dei passeggeri alla società competente, e da quello poi cercheremo, se si conoscono gli altri pazienti sopraggiunti, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Ok, grazie. Altre domande? Quindi Bardi aveva ragione, Bardi, il presidente Bardi aveva ragione quando diceva di non far venire chi poteva avere problemi o era stato in ospedale per problemi. Guardate, quell'ordinanza, anche se a voi è passa un'ordinanza così, qualcuno dice ma perché solo agli studenti? In quel momento l'ordinanza del presidente Bardi e i fatti ci daranno ragione, ha bloccato un bel po' di ragazzi che dovevano tornare qua, perché in quel momento la corte, cioè il gruppo fondamentale, non erano i lavoratori, bensì erano le università che si chiudevano. Io penso che quell'ordinanza a qualcosa sia servito. Noi, come vedete, non è necessario il ricovero per questo tipo di patologia. Molte volte, nei più dei casi, il paziente si fa la sua malattia a casa. Quindi non è una malattia, lo vogliamo ribadire, non è una malattia pericolosa, è un'influenza un po' più cattiva. Se noi andiamo a vedere i decessi in Italia, non si è morti per il coronavirus, ma con il coronavirus, che voglio dire? Si è morto per complicanze in soggetti già defedati. Ecco, allora diciamo che le famiglie devono avere una buona dose di tranquillità, il sistema, come dimostrato, ha funzionato in maniera corretta, quindi il paziente è stato subito individuato, la nostra sanità ha dimostrato di funzionare. Io voglio dire un'altra cosa. Io prego i giornalisti di fare una corretta informazione su questo tema, perché una corretta informazione porta i nostri cittadini ad essere maturi nella gestione di un problema, perché questo problema si gestisce bene se i cittadini sono ben informati e mostrano maturità e responsabilità. Noi a questo ci appelliamo. Quando c'è qualche caso a rischio, i cittadini si devono autodenunciare, e se noi ci comportiamo tutti correttamente dovremmo passarcela abbastanza bene, dico io, non avere problemi importanti. Poi sui presidi di protezione personale voglio spendere una parola, perché anche qui si fa molta confusione. Chi scrive senza conoscere i fatti. Noi già nei giorni scorsi abbiamo sottolineato il fatto che i presidi di protezione personale sono stati bloccati dal Ministero in toto, per cui è il Ministero, su richiesta delle regioni, a fornire alle regioni. Quindi le regioni non c'entrano niente nella gestione di questo problema. Tant'è che noi siamo stati un po' abbandonati, forse perché non avevamo casi. Oggi stesso sono arrivate 5.000 mascherine FP3. Oggi sono arrivate.
che distribuiremo prevalentemente nei territori per i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale, il resto negli ospedali. Ma sono le regioni che fanno richiesta attraverso la protezione civile al ministero e il ministero che manda i presidi, quindi le regioni non c'entrano niente nella gestione di tutto questo. Noi dobbiamo solo fare la richiesta, e se c'è qualche falla non dipende certamente dalla regione e dagli amministratori regionali. Lo voglio chiarire perché qualcuno scrive a sproposito. Domanda. Sono due piccole precisazioni. Se il soggetto, se sono state adottate particolari misure preventive nei confronti del soggetto che portava la spesa e quindi ha avuto brevi contatti, nonché di cautela generale per quanto riguarda l'intero paese, come chiusura di particolari aree pubbliche, non so se ci sono scuole o... Sono due scuole. Allora, a Trecchina c'è una scuola elementare e una scuola media. Stamattina il sindaco ha convocato il comitato di emergenza, di cui fa parte anche i medici di sanità pubblica, e insieme a loro avrebbe deciso sul da farsi eventualmente di un'ordinanza di chiusura delle scuole. Per quanto riguarda i soggetti che, o il soggetto che è venuto a contatto con il paziente, è in sorveglianza attiva, sarà già stato immediatamente contattato, verrà monitorato per capire se presenta dei sintomi o altri disturbi. Sorveglianza attiva, giusto per la sempre domiciliare? No, tecnicamente. Non necessariamente. In questo caso sorveglianza attiva significa viene contattato il paziente, gli vengono rivolte il cittadino, non il paziente, gli vengono rivolte domande, si cerca di capire se ha dei problemi, se ha dei disturbi, se insomma viene controllato. E ovviamente questo non si limita soltanto ad un contatto, ma anche nei giorni successivi. Sì, buongiorno. Alla luce delle parole dell'assessore, credo vi siete sentiti abbandonati dal governo solo perché non avevamo un caso. La domanda è, oggi avete avuto interlocuzioni particolari con il governo anche alla luce delle vicende Fontana e Zaia, e quali sono i rapporti in questo momento con il governo? La seconda domanda la faccio così, poi lascio il microfono. Possiamo dire a chi ci ascolta che anche con il paziente, con il contagiato numero uno, non cambia niente in Basilicata, non sono attive restrizioni e tutto sarà demandato a comunicazioni ufficiali. Grazie. Ma più che abbandonati, il Ministero ha scelto delle priorità, no? Si scelgono delle priorità. Da noi non c'era nessun caso, per cui sono arrivati oggi, ci siamo arrangiati con i presidi che avevamo noi. Oggi sono arrivati 5.000 mascherine FP3, per cui il problema è superato. L'altra domanda qual era? Se possiamo tranquillizzare la popolazione. Ma sicuramente, l'ho detto prima, l'ho detto nelle premesse, il paziente sta a casa, quindi non è nemmeno ospedalizzato, per cui al momento non c'è nessuna misura restrittiva in Basilicata e dobbiamo vivere con serenità questa storia qua, perché, ripeto, è un'influenza un po' più aggressiva nei soggetti con particolari patologie. Nei soggetti normali, come dimostra questo soggetto di media età di 46 anni, ha una banale rinite, una lieve febbricola, non ha nemmeno tosse, insomma, quindi stiamo tranquilli, diamo un messaggio di serenità ai nostri cittadini e noi chiediamo collaborazione, perché insieme possiamo superare bene questo momento senza fare drammi e tragedie. Vorrei dire soltanto una cosa. Noi stiamo in videoconferenza con la centrale operativa a Roma due volte al giorno, cioè alle 18 e la mattina alle 10 c'è sempre una videoconferenza tra tutte le regioni con la centrale operativa della Protezione Civile a Roma. Sì, il discorso dei posti letto, volevo aggiungere una cosa. No, solo da quale città è arrivato proprio il paziente?
da un comune in provincia di Brescia. Provincia di Brescia. Da un nosocomio. Ci stava lavorando. No, no, lui da un ospedale. Per fare un intervento chirurgico. Ah. Quindi è andato, stava a casa di parenti e poi è ritornato. Non ha fatto l'intervento. No, no, l'ha fatto l'intervento. Sarebbe però a questo punto interessante, perché il problema successivo sono i posti letto di terapia intensiva, che è quello che sta mettendo un attimo a dura prova il sistema sanitario. In Basilicata esistono allo stato attuale 49 posti letto di terapia intensiva attivi. Possono sembrare pochi, possono sembrare molti, vi faccio semplicemente un paragone. In tutta Italia ci sono circa 5.100 posti letto di terapia intensiva, vale a dire un posto ogni 12.000 abitanti circa. In regione Basilicata, considerando la popolazione di 570.000 abitanti, i posti letto sono, in terapia intensiva sono 1 per 11.500 abitanti, quindi è al di sopra della media nazionale. Media che può essere ulteriormente abbassata, perché possono essere attivi da subito altri 8 posti letto di terapia intensiva, per cui da un posto letto per 11.500 abitanti si passa a un posto letto per 10.000 abitanti. Quindi anche su questa contro i 12. Sempre all'interno del San Carlo. Comunque i 49 posti letto sono dislocati su tutti i presidi con pronto soccorso, non solo al San Carlo. Gli 8 posti letto in più sono disponibili al San Carlo. Si è prevista di dedicarne, come hanno fatto anche altrove, una quota specifica per eventuali casi, quindi non tutti. Però chiaramente in questi casi... questo è il numero totale che vi dicevo, è su tutti, non quelli dedicati. Perché l'abbia contratto nell'ospedale? Stava pure a casa dei parenti, quindi mo si dovrà mettere in contatto, dobbiamo comunicare tutto anche all'ospedale e ai parenti del soggetto. Comunque usciamo con un messaggio positivo da qua, che il sistema funziona, che la malattia non è quella grave malattia, lo dimostra il fatto che il paziente non è stato nemmeno ospedalizzato. Ecco. Certo.